faccio vedere quello che ho comprato questa mattina dall'MD Discount. Ho qui lo scontrino, poche cose in realtà. Allora, cercherò di essere molto veloce. Allora, ho comprato questi postini di mais, così per averli, diciamo, come sfizio, tenerli a casa, e li ho pagati. Tutto è quello, è difficile sempre trovare qual è il prodotto. Eccoli qua. Li ho pagati 99 centesimi. Poi ho preso per la prima volta questi grissini al sesamo con olio di oliva e sale iodato, e li ho pagati anche questi qui 99 centesimi. Poi ho preso degli yogurt della linea Vivo Meglio, che è la linea, diciamo, di prodotti biologici dell'MD. Questo è il Bifidus Prugna, sono 4, e li ho pagati, yogurt, eccoli qua, 1,49 euro. Poi ho preso il riso della marca Mondella, un riso normale Carnaroli. Questo riso era in offerta, infatti l'ho pagato 1,13 euro. È un'offerta oggi e domani, questo qui Mondella. Poi l'avevo finito, quindi poi mi serviva per i dolci la fecola di patate, quindi ho preso questa della Cucina e Sapori. La fecola di patate è costata 69 centesimi. Poi abbiamo sempre della linea Vivo Meglio il pan bauletto. Di questa linea io ho già assaggiato gli altri tipi, quello ai cereali, cioè quello integrale, quello al farro. Questo è il pan bauletto sei cereali, fonte di fibre, e praticamente ha una scadenza abbastanza prossima. Il prodotto comunque è fresco ed è comunque 100% prodotto italiano, olio vegetale, eccetera eccetera, insomma. E questo qui, della linea sempre biologica del Vivo Meglio, quindi dell'MD, l'ho pagato, l'ho pagato 75 centesimi ed è molto buono. Poi ho preso due confezioni di questa pasta qua, che è pasta reale premium rigatoni trafilati al bronzo, 14% di proteine, prodotto italiano. Quindi due pacchi di questa pasta, quindi due rigatoni, e l'ho pagata 69 centesimi ciascuna. Allora, poi ho preso, trasferisco tutto per la spesa, ho preso due passati di pomodoro biologico della linea bio, passata quindi 100% pomodori italiani, sono questi qua, e le ho pagate queste passate 69 centesimi l'una. Poi ho preso un altro yogurt greco 0% bianco, 0% di grassi bianco della Kalos, e questo l'ho pagato, lo yogurt greco. Dove sei? Eccolo qua, 79 centesimi. Poi ho preso questi altri yogurt Mago, sempre a linea Vivo Meglio, 100% latte italiano con cereali, 0,1% di grassi. E questo qua l'ho pagato 59 centesimi, 2. Poi ho preso questo, che avevo già comprato altre volte, sempre linea Viva Meglio, che è il latte alta digeribilità, parzialmente scremato, microfiltrato, solo latte italiano, solo 0,1% di lattosio, e l'ho pagato 99 centesimi. Questo è latte UHT. Poi ho comprato questo accessorio da cucina, che è un tagliatorte di plastica, però molto carino, grigio, si abbina anche alla cucina. Questo accessorio, che sinceramente non so nemmeno quanto l'ho pagato, paletta 1,49 euro. Poi ho preso la salsa barbecue, che piace molto, della sempre linea Cucina e Sapori, salsa barbecue a base di spezie, sarà piena di ingredienti sanissimi, immagino, che è questa qui in bottiglia di vetro. Questa salsa barbecue l'ho pagata, dove sta? Dove sta? A 1,29 euro. Poi ho preso sempre il mix di frutta secca. Allora, diciamo che
queste mandorle e le noci sono quelle che mi costano di meno rispetto ai supermercati qui intorno, e comunque rispetto agli altri, anche rispetto all'Lidl, rispetto all'Eurospin. Qui abbiamo 100 grammi di mandorle pelate, la marca è Manusol Fruit Snack, e 100 grammi di noci sgusciate, quindi questa marca così. Che utilizzo moltissimo in cucina per fare i pesti, per fare la granatura sui, diciamo, i piatti che metto in forno. Queste le ho pagate, le mandorle 1,69 euro, le noci che non trovo, gratis. Eccole qua, 1,19 euro. Poi della zona, diciamo, cosmetica, ci sono alcuni prodotti che io, diciamo, tempo fa ho già comprato e utilizzato, che sono i prodotti cosmetici della Botanica, alcuni recensiti veramente molto bene su internet, e quindi li ho provati. Vi lascio infatti di seguito qui un breve filmato in cui vi faccio vedere un po' la carrellata dei prodotti cosmetici che hanno. Allora, di questi prodotti cosmetici che
Avete un po' visto, io questa volta ho comprato solamente il latte, il detergente intimo con estratto di avena biologica, formula testata microbiologicamente, senza parabeni, senza allergeni da profumo, 0% SLS, LS, senza conservanti, sicurezza epidermica testata in vitro. E praticamente questo prodotto l'ho già usato altre volte, quindi l'ho voluto ricomprare della linea detergente intimo. C'è sia questo all'avena che quello all'aloe. Comunque nel video che vi ho messo dovrebbe vedersi. E questo detergente intimo ho pagato 1,99 euro. È molto buono, mi piace anche allora, questa qui è la scatola esterna. E mi piace anche molto il packaging, diciamo, perché è molto semplice, rettangolare, trasparente e mi piace, insomma, molto, si abbina anche ai colori del bagno. Di questa linea, di questi detergenti, ho utilizzato sempre solo questo all'avena, mai quello all'aloe. E poi ho preso questa crema viso, che anche questa non sarà una crema biologica. Qui è scritto Revitalize, Argan Bio, crema viso praticamente che vorrebbe avere olio bioolio di argan, antietà, pelle luminosa e compatta. E praticamente questa crema, che è questa qui, diciamo la confezione è questa qui, le creme costano tutte 3 euro e qualcosa, questa crema viso è 3,79 euro. Ora, avevo già provato le altre che avete visto nel filmato, la lifting che è buona, diciamo rispetto agli altri prodotti ha comunque un inci migliore, e quindi quella lifting è quella migliore, ma ho provato poi anche quell'altra nutriente, che è un po' meno buona dal punto di vista dell'inci, che spero si possa vedere dal filmato che vi ho lasciato. Ora questa la proverò e come tutte le creme che poi, se non mi piaceranno tanto, io le testo e poi le faccio provare a mia madre. Allora, la confezione è molto carina come tutte le altre, molto semplice, cambia sempre il colore del tappo. Sono curiosa di sentire la fragranza, anche perché a me piace tanto sentire i profumi dei cosmetici. Ha questo cosino di plastica che la protegge. Sì, il profumo molto buono, delicato, non lo so, la proviamo, vediamo com'è, insomma per 3 euro la uso per un po' di tempo e poi si vedrà, insomma comunque sono delle creme viso diciamo buone comunque sul volto, idratanti, non tirano e hanno anche queste confezioni per 3 euro molto carine, anche per dei regali sono ottime. Ora la mia spesa è finita, corro a mettere gli yogurt in frigo, ci vediamo al prossimo video, ciao!